Benvenuti su Gamescore.it, io sono Axios00 e quest'oggi ci vedremo i primi minuti di gioco di Vuppo, gioco edito da Soedesco e sviluppato da Knuist e Persic, piccolo gruppo indie di sviluppatori ovviamente. Il gioco è già disponibile su Steam al prezzo di 14,99€ e al momento in cui vedrete questo video sarà già disponibile anche su PlayStation Store per PS4. Il prezzo ancora non è dato di saperlo, al momento almeno, nel quale io sto registrando il video, ma bando alle ciance, non è in italiano, ve lo dico subito, non è localizzato in italiano, quindi gustiamoci questo Vuppo. Saremo un Vum, siamo dispersi praticamente, diamo un po' tanto per cambiare, ci troveremo dispersi da qualche parte. Comunque è normale, sì, come difficoltà direi normale, mi va più che bene. Dovremmo essere quei piccoli cosi bianchi che si vedono laggiù, Vum House Entrance, infatti, è l'entrata della Vum House. Noi dove siamo e chi siamo soprattutto, mi piacerebbe molto saperlo, che sarebbe già una soddisfazione. Ok, perfetto, quindi sta squillando il telefono. Chi è? Ma come siamo? Siamo messi di tralice per la... della poltrona, ma che è? Il telefono non risponde. È Carlo? Oh, ok. Dall'ufficio di sotto, al piano di sotto praticamente. Mi hai chiamato appena 20 secondi fa. No, io non l'ho fatto. Ci mancherebbe altro. Tu mi hai chiamato, non provare a fregarmi praticamente, gli ha detto. No, calmati, rilassati, tranquillizzati, bello. Ok, di cosa hai bisogno? Non vi farò la traduzione completa, ma vi tradurrò ogni tanto per farvi comunque capire i dialoghi, non vi preoccupate. Niente. È divertente prenderlo in giro. Hai chiamato il service desk per dirmi che non hai bisogno di niente? Sì, è bellissimo. Quale camera è? Che camera è? Oh, sei tu. Sei sicuro di non voler ordinare un gelato? Come le ultime 285 volte in cui mi hai chiamato? 285? Ok, ordiniamo un gelato, va bene, d'accordo. Grazie. Ok. In pratica ci dicono che non è possibile ordinare altri gelati, giusto come le altre volte in cui gliel'abbiamo chiesto. È sempre la solita risposta ci hanno dato, praticamente bellissimo. Ok, dobbiamo andare giù noi per prendere gli ice cream. Va bene, d'accordo. Ok, calma però, rilassatezza, qui ci stanno già trattando malissimo, abbiamo appena iniziato. Non sono sicuro di quando hai lasciato la stanza per l'ultima volta, sai, da quando... My last outburst, evito di tradurre. Ok, quindi dirò questo. Ti muovi con lo stick sinistro e si salta con il bottone L1. Strana posizione per il bottone del salto, L1. Molto, molto, molto strano. Ok, e si va giù premendo giù. Stranamente, eh? Che caso, ragazzi, non l'avreste mai detto, no? Ok, perfetto. Sì, questo è strano. Ci vediamo. È bellissimo il dialogo perché mi ha anticipato quello che avrei detto. Di solito il tasto è X o qualcosa del genere. Non... Cosa diamine ho combinato? Bellissimo. Che schifo però, dannazione. Ma c'è una schifezza qui. Oh, possiamo uscire da qui, yes. Ora, downstairs io credo che siano di qua. Esatto, il sottoscala. Qui come funziona? Come funziona? Salve. Come faccio? Ok, con X si può interagire con le persone. Io lo sto vedendo con voi per la prima volta, sto giocando per la prima volta insieme a voi, quindi perdonatemi se non sono istantaneo a capire un po' i meccanismi e i funzionamenti di questo gioco. Oh, ehi! Non avevo visto la tua faccia da un bel po'. A che piano vuoi andare? Primo piano? Dovrebbe essere lì in via del tutto teorica il nostro gelato ad aspettarci, io spero almeno. Possiamo muoverci nel frattempo, più o meno. Potrei aver ascoltato la tua conversazione al telefono. Ok. Vorrei solo dire che Carlo, il Vum alla service desk, è un grande Vum. Ok. D'accordo. Da quando se ne sono andati tutti, Carlo si sta prendendo la briga di fare tutto praticamente. Senza di lui la Vum House semplicemente non sopravviverebbe. Oh,
Oh, ok. Va bene, d'accordo. Mi fa piacere che tu capisca. Sto male per lui a volte. Ok, credo sia qua la service desk. Io presuppongo, proviamo. Non mi ci fa andare. E tra l'altro c'è un piccolo... Ma che è questo ascensore? Ah, forse è per richiamare l'ascensore nel caso non sia al nostro piano. Eccola la service desk, tra l'altro. Piove tremendamente fuori. E io non posso fare il doppio salto? Ah, sì, ok. No, mi stavo iniziando a preoccupare, perché sennò ho detto come diamine ci vado lassù. Io jump twice, me lo stanno spiegando qui. È semplice. Il prossimo. My TV stop working. Ok, la mia TV praticamente ha smesso di funzionare. Siamo noi. Oh, ehi. Presumo si dovesse stare qui per avere appunto interazione col tipo. Sì, grazie, vorrei il mio gelato. Ice cream, please. Grazie. Molto gentile, gelatino. Ok, ma promettimi una cosa. Non ho dimenticato l'ultima volta che tu hai mangiato il gelato? Ah, ok. Ma perché mi è stato... Me lo vuoi dare sto gelato, dannatissimo vigliacco? Oh, allora, take the ice cream back to your room e mangialo là. Ok, va bene. Mi sa che abbiamo fatto un po' di casino, no problem. Mi sa che abbiamo fatto un po' di casino l'ultima volta che abbiamo preso il gelato, sapete? Cioè che del tipo che abbiamo lecucchiato un po' dappertutto, praticamente, che credo anche il tizio. Comunque, lasciamo perdere, sono serio. Ok, non fare un casino stavolta. Mangia il tuo gelato dentro alla tua stanza. Perfetto, don't worry, I've got it. Oh, ok, ho capito, va bene, rilassati. Ok. Bellino il gelato, guardate che carino il nostro gelato. I'll keep an eye on you, ok? Sì, starò attento, qui come si... Non volevo fare casino, no! Io non sto facendo casino, ragazzi, sembra così. Ma non è così al quarto, grazie. Vado in camera mia, sto schifando un po' tutto. Mamma mia, che schifezza. Quarto piano, siamo arrivati praticamente, andiamo verso la nostra stanza. Ragazzi, io non vorrei schifare tutto, però obiettivamente non è che possiamo fare altrimenti, quindi noi rientriamo dentro e mettiamo... No, non sono stato io a fare sto schifezzo! Ma non l'ho lasciato in giro il gelato, dai, non l'ho lasciato sul pavimento! No, non te la rendo la vita più semplice, mi dispiace, io non posso... Questo è tutto. Ne ho avuto abbastanza, guardie. No! Gettatelo fuori dal balcone? Ma come? No, ma perché ci stanno sbattendo fuori? Ma non volevo, no, aspettate. Fermi. Fermi, non volevo fare... No! Sono andato verso il balcone, dannazione. Tra l'altro mi sono fatto volare... Ah, mi sono fatto volare di sotto e il gelato è finito lassù in cima. Non va bene sta cosa. Non va per niente bene. Che diamine devo fare adesso? Oh, quel grassone potrebbe avere qualche oggetto interessante. Tipo, cosa vuoi venire a fare esattamente? Non ci tocca... Come la... Avevamo un televisore con noi. Dove l'avevamo messo? Non l'ho capito. Comunque, ok. Non dovrò più annoiarmi ancora una volta. In effetti, è andata così? Scappiamo, in pratica. Deve avere un negozio il tipo da qualche parte, però sinceramente non saprei dove, per la verità... E infatti siamo molto più piccoli adesso, siamo... Non è che possiamo rientrare, che qualcuno ci apra, dannatissimi! Niente, ok. Iniziamo un po' a esplorare la zona dei dintorni. In pratica la storia inizia adesso. È il giardino dei Woom. E come avete visto siamo in pratica su un platform. È quello che è questo gioco. E si può andare giù di sotto? No? Carine le musichette. Sono stato un attimo in silenzio per farvelo ascoltare. Ci sono delle musichette piuttosto carine, almeno per il momento. Cari amici. Ok, mi sono trasferito in un altro posto. Alcuni uccellini non la smettevano di fare dei suoni fastidiosissimi. Ok, quindi dentro c'è qualcuno, per caso? Proviamo a passare di sopra? Aspettate, magari dal camino entriamo? Yes. Che casino, che è sta schifezza? Ma è gelato! No, magari. Ci avevo sperato, sinceramente. Qui c'è una teiera nel frattempo. Ho fatto la cosa giusta? Ah! Ah, questo è per salvare, quindi. Che figata. Ok.
Mentre qui c'è scritto 1. Non ho idea di che cosa sia. E non ho idea di, tra l'altro, come si faccia ad andare di là. Fatemi scoprire un attimo se qui... No, non c'è niente. Al momento non posso sparare nulla, ma magari quella cosa che ho preso la posso mettere qui? Sto fischiettando come gli uccellini. E tra l'altro c'era la porta aperta. E io sono passato lì sopra. Vabbè, dettagli ragazzi. Se no non sarei io. Se mi conoscete un attimino ormai dovreste saperlo. Vediamo un po' se riusciamo a passare di qua da qualche parte. Ragazzi, lassù c'è un cuoco. Non c'era prima lui. Salvela. No, no, io non volevo. Sei stato buttato giù da Carlo, il boom del service desk? Non ti preoccupare, posso aprirti la porta, grazie. Un secondo. Ah, ma grazie. Cos'è qui? Come, che ha trovato? Sorry, the door is blocked. Praticamente l'hanno bloccato, la sua porta è chiusa da qualcosa. E quindi come facciamo? Appunto, cosa facciamo? Sì, ma l'alle svedere è andato via. Non c'è più lì. Sì, lo so che vive qui vicino in teoria, ma appunto, non molto tempo fa si è trasferito in un posto diverso. Esatto, quello che abbiamo letto là sul cartello praticamente. Ok, facevano sempre lo stesso rumore ancora, ancora e ancora. E quando lo Sweater se n'è andato, gli uccellini l'hanno seguito, bellissimo. Ok, scommetto che se n'è andato in un posto dove gli uccellini non lo possono seguire. Tipo, magari sott'acqua? No, ancora no, aspetta. Te, trovato. Non è vero, ma... Nice. Dov'è la nuova casa? Io farei The Home House. Sì, è lì dentro. Non sembra giusto. Ok, I lied. Scusa. Bene. Già, non sappiamo dove è andato per via di quel suono fastidioso. Infatti, secondo me è qui sotto. Perché c'è un modo... C'era un pezzo, a meno che non sia dentro un uccellino proprio, alla fine qui sembrava si potesse andare giù di sotto, però non ho idea di come. Allora si fa così. Ma è una cava ed è andato proprio qua giù di sotto, l'abbiamo trovato, grandi così, un visitatore, finalmente. Non mi aspettavo, ok, che un boom ci mettesse così tanto per trovare la mia casa. Non credo che ci siamo ancora incontrati. Lasciami presentare. Io sono The Hallesweiter. Mi piace dirlo così. E so tutto. Bene, ok. Come faccio per casa mia? Sì, io vorrei tornare dentro la Boom House. Esatto, l'idea è quella. Ok, allora spiegami come fare. No, perché ci deve dire anche la storia? No. Praticamente dai, non vuoi mica perderti l'opportunità di guadagnare saggezza, no? Vai dentro e fai partire il proiettore. Ok, d'accordo. Allora, facciamo così. Noi per questo episodio ci salutiamo qui. Fatemi sapere cosa... Fateci sapere sia a me come Access00 sia a Gamescore.it cosa ne dite di questo gioco. Se vi può piacere, se magari vorreste vederci una serie, se volete che lo porti avanti sia sul mio canale, poi vediamo un po' se anche su Gamescore.it. Insomma, fateci sapere la vostra nei commenti, se l'avete acquistato, se lo state giocando, a che punto siete. Siamo veramente curiosissimi di sapere quello che vi gira nella testolina. Mi raccomando anche, se vi va, di iscrivervi alle pagine Facebook e Twitter sia mie che di Gamescore.it. Trovate ovviamente tutti i link del caso in descrizione del video, insieme ai link per il negozio Steam, per il PlayStation Store e il sito degli sviluppatori e quant'altro, tutto quello che dovete sapere di questo gioco, quindi non vi preoccupate. Un saluto ancora da Gamescore.it, da Access00 e alla prossima, ciao!